Anche questo 1° gennaio 2020 ci ritroviamo per la 32ª volta insieme al tramonto del primo giorno dell'anno per ripetere lo stesso appello, pace in tutte le terre. E lo facciamo sostenendo con entusiasmo e convinzione il messaggio di Papa Francesco dal titolo La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Saluto e do il benvenuto al pastore della nostra Chiesa, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Minini, messaggero di pace e di speranza nelle nostre contrade, al signor sindaco della città e agli altri signori sindaci del nostro comprensorio, ai confratelli sacerdoti, a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti delle associazioni e dei movimenti e a tutti voi presenti che ancora una volta questa sera avete accolto il nostro invito. Oggi, pieni di speranza per il futuro, iniziamo il nuovo anno con il passo della pace e con la voglia di un sempre maggiore impegno. A chiederci un maggiore impegno è la speranza. Quella speranza alla quale ci ha anche richiamato ieri sera il Presidente Mattarella nel suo messaggio di fine anno. Quella speranza che non è solo attesa di un futuro migliore, ma che è appunto costruzione di quel futuro con un impegno il più possibile corale, costante e quotidiano. E mai come oggi dobbiamo impegnarci di più per arrestare una perdita, anzi un'emorragia d'umanità, di cui sono vittime innanzitutto i deboli e gli esclusi, le persone senza voce né diritti, i poveri, gli immigrati, i giovani. E con loro la terra, la nostra casa comune, continuamente sfregiata, saccheggiata e avvelenata. A chiederci questo maggiore impegno è la nostra terra martoriata, in specie delle classi più povere, dalla pervasiva presenza della 'ndrangheta e delle massomafie, dal dilagare della corruzione, dalla mancanza di infrastrutture, dalla ripresa delle migrazioni, dal mancato diritto per i nostri giovani a rimanere nella loro terra perché costretti a un esodo senza ritorno, dalla disoccupazione e negli ultimi tempi anche dalla grave crisi che attanaglia sempre più la sanità, vero problema tra i problemi, costringendo sempre più calabresi a cercare fuori regioni anche i presidi terapeutici. Per questo oggi vogliamo raccogliere la sfida di aprire e tracciare un cammino di pace, a partire proprio dalle nostre contrade, certi di quel che afferma Papa Francesco, che il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni duri, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Vogliamo quindi essere artigiani della pace, sapendo che nell'ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell'altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto del fratello. Sono parole di speranza, perché sappiamo che la vera sicurezza non viene dall'alzare muri, ma dall'aprirsi al dialogo, via della riconciliazione tra gli uomini e tra i popoli. In questa logica vogliamo raccogliere anche l'appello del Papa per una conversione ecologica e il suo invito a considerare un nuovo modello di abitare la casa comune, di celebrare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, di preoccuparci di condizioni e modelli di società che favoriscono la fioritura e la permanenza della vita nel futuro. Un'ecologia umana e dell'ambiente che va fatta crescere per garantire un avvenire a questo mondo e non negarlo alle giovani generazioni. Ecco per quale motivo abbiamo scelto ancora una volta di cominciare un nuovo anno di lavoro per gli altri, di amicizia e di speranza. Sì, vogliamo essere cittadini di quell'Italia silenziosa di cui parlava sempre ieri sera il Capo dello Stato, di
quell'Italia silenziosa che non ha mai smesso di darsi da fare, di quell'Italia vera, dell'altruismo e del dovere, dell'onestà e non della truffa. E vi ringraziamo, cari amici, perché questa sera ancora una volta avete scelto di essere nostri compagni di strada, intendendo continuare per tutto l'anno. Ce lo ricordiamo vicendevolmente ogni anno, per trasformare le nostre lance in falci, le spade in arate, le nostre ferite in feritoie, le nostre polemiche, le nostre divisioni e le nostre resistenze in strumenti di lavoro e di pace. Il tutto perché sia presto pace in tutte le terre. E come ogni anno, non posso non concludere e iniziare questa marcia con le parole di Tottorino Bello, in piedi, costruttore di pace. Possiamo iniziare? Allora avanti va il parole del comune, la bandiera, lo striscione, la bandiera, i sindaci rappresentanti e poi il comune. Deve accedere le particolarità. Grazie.
sede del pomeriggio sarà. Avanziamo. I sindaci li mettete qui cortesemente. Le altre persone avanzate cortesemente. Ci fermiamo qui. Avanzate cortesemente le altre persone. Perfetto. Questa sosta di riflessione qui in questo luogo, perché questo piazzale è intitolato a Suor Maria Teresa Fioretti, operatrice di pace. 2020 sono 20 anni dalla morte di Suor Maria Teresa, che ha tanto lavorato per la pace nel nostro territorio. E questa sosta di riflessione l'abbiamo affidata a due persone che ringraziamo. Ci sarà prima l'intervento del professore Francesco Adornato, che è il magnifico rettore dell'Università di Macerata, il quale farà una sua riflessione a commento del messaggio del Papa. E poi ci sarà la testimonianza di un'altra suora della Divina Volontà, di Suor Michela, che è stata insignita dal presidente Mattarella del titolo di ufficiale della Repubblica per il suo impegno appunto di pace tra i poveri, in modo particolare tra le donne e i bambini. Buonasera, ho letto con molta attenzione, come abitualmente avviene, per cui l'invito è, diciamo, si è innestato su una strada che percorro abitualmente in queste letture, e in modo particolare di quest'ultimo che ha citato Don Pino in chiesa, questa è la lettera del Papa sulla pace per quest'anno, ma ho letto anche quelle, le lettere per aver fatto le pronunce fatte a Nagasaki e Hiroshima, l'altro documento sulla fratellanza umana, quindi è un tratto una sintesi che ho raccolto in una categoria per me, quindi coltivare la memoria per costruire la pace. Mi sembra, poi vedrete, alla fine di questo breve intervento si spoglia il senso nella sua interezza, perché coltivare la memoria, recuperare la memoria significa avere appreso la lezione degli orrori della guerra. Nel secolo scorso abbiamo conosciuto due guerre mondiali, una delle quali, la seconda, è iniziata con un pregiudizio contro uomini e donne e bambini di un popolo di religione ebraica, ed era finita con l'olocausto da un luogo, da una parte, ed era finita con due bombe atomiche dall'altra, che il Papa recupera. Eppure assistiamo ancora oggi a terribili, a preoccupanti rigurgiti di fenomeni di antisemitismo,
di oppressione razziale contro cittadini di pelle diversa, che sia nera, che sia dei latinos, che sia asiatica, e assistiamo anche a discriminazioni verso cittadini di diverso orientamento sessuale. Il Papa stesso, non ricordo male, disse: chi sono io per giudicare gli omosessuali? Al tempo stesso riprende l'equilibrio del terrore, che il Papa cita nel suo documento, il terrore della guerra nucleare. I presidenti degli Stati Uniti e della Federazione Russa, ma non i soli, per ora hanno nel 2018 il primo, nel 2019 il secondo, hanno unilateralmente sospeso l'applicazione dell'intesa sul trattato sulla proliferazione delle armi nucleari, ed è già partita la corsa all'occupazione nucleare dello spazio, l'occupazione militare dello spazio. Aggiungo un'altra cosa, che Amazon, Bezos, ha quotato in borsa una società che fa viaggi turistici spaziali per Marte, cioè il pianeta, la nostra casa comune viene, come si dice, violentata per certi versi, scheggiata dall'uso turistico come se fosse una spiaggia qualunque. Ma la pace non può reggere sul deterrente nucleare, sulla paura della reciproca distruzione. La pace non è solo assenza di guerra, ma la pace è un continuo movimento verso l'alto, che non tollera né ingiustizie né diseguaglianze sociali, ma richiede un più giusto sistema economico ed un riconoscimento dei diritti delle persone, per le cose che erano state dette in chiesa, e specie quelle più fragili, più deboli, più periferiche, più poveri, gli ultimi, i poveri, di nuovo, gli immigrati. La pace non può alimentarsi con la logica del suprematismo bianco dei sovranismi nazionali e non tollera né i muri né i fili spinati. Essa, la pace, è il frutto, il risultato della giustizia, dello sviluppo, della solidarietà, e si realizza nella libertà e nella verità, dicono i documenti conciliari. La pace nasce dalla costruzione di un edificio fatto di ascolto, di accoglienza e di inclusione. Si costruisce curando la casa comune, il pianeta in cui abitiamo, e proprio le manifestazioni dei giovani in tutto il mondo di questi giorni hanno mostrato il comune sentire, la interdipendenza di popoli e di paesi, fondata questa interdipendenza non esclusivamente sulle tecnologie, sulla finanziarizzazione, sulla globalizzazione e sui tecnicismi, ma sulla condizione della condivisione della cura della casa comune, e ciò ci invita ad un'ecologia integrale a partire dall'uomo. Ci invita anche questa manifestazione, ci invitano anche queste manifestazioni a tornare a quelle forme di economia circolare che i nostri padri, i nostri contadini, i nostri genitori e madri contadine praticavano in maniera abituale, incorporato all'esistenza stessa. Infine, e vado a concludere, a proposito di popoli e paesi, ricordo che la nostra comunità, questa comunità, le comunità dei nostri territori oggi rappresentati dai sindaci e le altre comunità, sono la frontiera mediterranea verso l'Europa dell'incontro con l'altro, con quelli che vengono dalle altre sponde del Mediterraneo, la cui etimologia non a caso è mare in mezzo alle terre. Non dimentichiamo mai che il Mediterraneo bagna e unisce tre continenti, l'Europa, l'Africa e l'Asia. E quindi tutte queste genti da sempre si sono incrociate sulle sponde e nel cuore di queste tre. Riporto e concludo alcune righe di una mia lettura e delle, tra le mie letture, del filosofo romano Seneca, che non era solo filosofo, vissuto nel quarto anno avanti Cristo e morto nel 65, quindi agli albori del cristianesimo.
Seneca era stato esiliato dall'imperatore Claudio. Claudio era il quarto imperatore della gente Giulio Claudio, che aveva preso inizio con Ottaviano e che comprendeva Caligola e Nerone, tanto per capirsi i tempi che stavano vivendo. E in una lettera alla madre Elvia, un epistolario che vi consiglio di leggere, ad Elvia, madre me dei consolazione, cioè consolava dal suo esilio in Corsica la madre, e scrisse questo, e con queste sue parole concludo: non tutti hanno avuto gli stessi motivi per abbandonare la loro patria e cercarne un'altra. Alcuni, sfuggiti alla distruzione delle loro città, siamo agli inizi del cristianesimo, oltre 2000 anni fa, alcuni sfuggiti alla distruzione della loro città e alle armi nemiche, e spogliati dei loro beni, si volsero verso territori altrui, altri cacciati da lotte intestine, altri furono costretti a emigrare per alleggerire il peso di un'eccessiva densità di popolazione, parliamo di migliaia di anni fa. Altri ancora sono stati cacciati dalle pestilenze e dai continui terremoti o da altri intollerabili flagelli. Altri infine si sono lasciati attirare dalle notizie di una terra fertile e fin troppo decantata. E chissà quanti di questi che hanno lasciato, sono stati costretti allora come ora a lasciare i loro paesi, sono precipitati, sono annegati nel Mediterraneo. E lo dico fondatamente, basta leggere alcune epigrafi dell'antologia palatina. Solo navigava in mezzo al mare e solo fu sepolto dalle onde. Ecco, chiudo. Possiamo girarci dall'altra parte, davanti a questo, noi comunità, perché la pace comincia intanto da noi, e possiamo dimenticare la memoria di quello che siamo stati e non invece costruirla come veicolo verso la pace. Grazie. Grazie al professor Adornato per questa sua riflessione, che ci ricorda appunto che senza memoria non possiamo veramente vivere, e che anche per costruire la pace e per cambiare la nostra società abbiamo bisogno di riappropriarci della memoria. Adesso passiamo invece a una testimonianza di Suor Michela Marchetti, che è suora della Divina Volontà. Ecco, lei ci dirà come nel quotidiano si sforza di costruire la pace. Buonasera a tutti. Vorrei ripartire dalle ultime parole di Papa Francesco, quando ci dice che la pace è prima di tutto una cultura dell'incontro e non la cultura della paura. La mia testimonianza è quella di dire che è una benedizione per la mia vita il fatto di poter incontrare tanti uomini e donne che nella quotidianità più nascosta si impegnano e vivono per costruire un futuro, anche rimettendoci di persona. Quando nessuno ti batte le mani perché fai il tuo dovere al lavoro, quando per la tua famiglia ti metti lì e fai sacrifici tutti i giorni, quando in realtà continui a voler costruire il bene comune rimettendoci di persona. E io credo che per la mia vita è una benedizione l'essere sorella, perché l'essere sorella della Divina Volontà, l'essere una consacrata, mi permette di avere quel punto di vista di vedere che i piccoli mi insegnano a vivere. Negli incontri personali con uomini e donne con cui condivido la vita, raccolgo delle testimonianze che sono quella santità nel quotidiano. E il mio appello è: guardate che la pace davvero e la vita vera non è quella che appare e ci vogliono far vedere. A volte i nostri giovani li mettiamo nell'ambito solo di quello che appare, ma c'è una sostanza che è quella che ti alzi tutte le mattine per la tua famiglia, che ti alzi tutte le mattine e cerchi di fare il bene comune, ti alzi tutte le mattine, cioè questo continuare a credere che la tua vita è un modo per costruire il bene anche degli altri. A noi è dato di seminare. Quando Pietro voleva fare i conti
e gli dice: Signore, quante volte dovrò perdonare? E dice: è impossibile. E quando penso alla pace e penso alla nostra cooperativa, alla realtà in cui operiamo, la nostra parrocchia a Crotone, sono 29 anni che vivo lì, anche se mi sposto in giro per il mondo, beh, quando penso alla nostra realtà e faccio il bilancio, mi guardo indietro, posso guardare in realtà i fallimenti in cui non sono riuscita a costruire pace. E credo che a volte dobbiamo avere il coraggio di riconoscere quando ci abbiamo messo tutto l'impegno, ma il rapporto con il vicino non è riuscito, il rapporto in famiglia si è rotto, quando nel lavoro non siamo riusciti a costruire quello che volevamo, quando la collaborazione non è stata giusta, quando la sopraffazione ci ha messo da parte. Allora, riconoscere anche tutte le volte che non siamo riusciti a costruire pace è il dire: non posso contare solo Dio su di me, ma solo insieme ad altri posso costruire, e non solo. Nella mia vita e nella nostra vita di congregazione sappiamo che solo un Dio contemplato e ascoltato nella sua parola, solo un Vangelo che cerca di essere vissuto tutti i giorni, è quello che ti dà la speranza e la forza di dire: sì, ce la possiamo fare. Perché non contiamo sui nostri risultati, ma su una grazia che ci precede e che ci supera. Allora, vi dico questo, sono tornata 10 giorni fa dall'Asia, in un viaggio in cui come congregazione ci è stato chiesto di aprire una presenza. Ed era la prima volta che visitavo Timor Est, nella parte più povera. E la cosa che mi ha colpito è stata questa: oddio, ma come abbiamo fatto a trovare un posto così sperduto? Ho detto: ma sembra quasi dimenticato da Dio e dagli uomini. E poi mi sono detta: bene, Dio non se l'è dimenticato. Chiede a noi di essere presente nel piccolo, nel disperso, ma esserci lì, accanto ai più piccoli. Solo se rimettiamo i più piccoli al centro, solo se rimettiamo i bambini, e guardate che in Italia abbiamo una povertà dell'infanzia che è impensabile, in tutta Italia. C'è un'emergenza educativa e una povertà estrema dei bimbi che noi non immaginiamo. Ci è chiesto di riporre il futuro al centro della nostra vita, quindi i bambini, ma non perché li proteggiamo da tutto, ma perché li prepariamo al futuro. Allora, l'augurio di pace è quello davvero che ci lasciamo ancora una volta consolare, scomodare dal Vangelo, da un Gesù che dice: io sono accanto a voi nella quotidianità della vita. E il Vangelo ti misura nella tua quotidianità. Bene, grazie a Suor Michela. Adesso ricomponiamoci per continuare il nostro cammino verso la Chiesa Matrice.